riguarda la partenza di Brave Prince, hanno diciamo, concluso il lunghissimo iter burocratico di approvazione del comitato etico, di convenzioni tra le università, di acquisizione dei materiali, credo 5 o 6 dei centri che poi faranno parte dello studio, e quindi ora si aspetta, diciamo, la visita finale di verifica che effettivamente questi 5-6 centri abbiano completato nelle ultime, che abbiamo creato l'iter, che vi assicuro lunghissimo. Noi siamo accreditati a Catania da, cioè, un anno e 2 mesi, e c'è stato veramente un iter infinito per cercare di fare partire questo studio, e ci sono state delle difficoltà importantissime. Le ultime notizie che era doveva essere che entro il 15 luglio ci doveva essere il primo paziente a Ferrara, però credo che, insomma, slitterà di poco, ma comunque ormai siamo lì, tranne un nuovo terremoto in Emilia Romagna non credo che si possa fermare questo studio. Dovremmo essere veramente lì ora, perché ormai veramente tutto in almeno 5-6 centri è completato, e anche, diciamo, la volontà del professore Zammone di non partire lui da solo e dire è un gruppo che parte e poi magari gli altri vengono da presso. Non sarebbe bello che parte lui da solo, anche, diciamo, per la comunità scientifica, si fa lo studio molti centri e parte lui da solo, quindi di partire 5-6 centri insieme e poi magari gli altri si affiancheranno a strada facendo. Qual è il criterio di scelta del paziente? Per cosa, scusate? Allora, ci sono alcuni criteri molto, molto precisi. Intanto un criterio che è stato aggiunto dopo è quello che il paziente deve essere conosciuto da almeno 2 anni dal neurologo, che è poi il principale investigatore, cioè il responsabile per ogni centro, deve conoscere il paziente da almeno 2 anni di quel centro, che fa parte di quello studio. Deve fare la valutazione neurologica e i test funzionali, e poi farà l'ecocolantopla, se è positivo farà l'angioplastica. Non deve avere un tasso di disabilità molto importante, perché quello che dicevo prima, se abbiamo una lunga malattia alle spalle, 30 anni di malattia, con gravi disabilità, con indici di disabilità del DSS superiore a 5, 6, 7, probabilmente sono delle lesioni che difficilmente possono regredire, quindi la efficacia dell'angioplastica non può determinarsi, e quindi c'è anche un limite sulla gravità della disabilità, e sono anche escluse le forme primarie progressive, perché nelle forme primarie progressive non c'è una componente infiammatoria, che è un po', diciamo, alla base della teoria del coinvolgimento del distretto vascolare nell'eziogenesi della sclerosi multipla. Quindi in elenco sono quelle di Ferrara, del Veneto, cioè l'Emilia Romagna finanzia un progetto, alla fine l'unica città dell'Emilia Romagna è Ferrara e Bologna. Sì, ma paradossalmente Ferrara, i pazienti di Ferrara non potranno partecipare. Cioè, il paradosso di tutta questa situazione è che Ferrara fa il suo neurologo a Bologna, che è Fabrizio Salvi. Quindi i pazienti di Ferrara non potranno partecipare allo studio, tranne che sono stati seguiti dal Fabrizio Salvi da più di 2 anni. E oltre ai requisiti che bisogna avere, poi ci sarà una scaletta, insomma, una graduatoria, giusto? Questo sarà il neurologo, cioè. Allora, per cercare di dare la massima obiettività possibile, saranno i neurologi che dovranno reclutare i pazienti all'interno, si chiamano criteri di inclusione. Ci sono dei criteri, un paziente deve rispondere a determinati criteri. Tra i propri pazienti seguiti da più di 2 anni, dovrà scegliere 60 pazienti, 70 pazienti da includere nello studio. Io non so come in ogni centro che fa parte di questo studio verranno scelti questi 70 pazienti. Questo non so come ogni centro si comporterà in questo senso, perché non siamo noi interventisti che decidiamo, il paziente ci viene trasferito dalla parte neurologica. Non so se è un po' complesso, però diciamo è. Rimarrà fuori, insomma. Com'è? Dico, qualcuno rimarrà fuori. Molti rimarranno fuori, perché andremo a trattare solo circa 700 pazienti su 60. Quindi questi che rimarranno fuori possono fare un iter personale.
tradizionale cosa vuol dire? Se io ho una mela blu, ad esempio, non la posso pasturare per fatti miei? O devo entrare per forza in questo studio? No. Lei deve dare per entrare allo studio deve dare un consenso. Ma se l'ho escluso, ad esempio, perché magari sono fuori da queste tante, non rispondo per i requisiti, questo. Allora, la CCS guai può rispondere sì, benissimo. Qui ci sono riassunti in sintesi i criteri di inclusione e poi ci sono anche tutti i criteri di esclusione. Allora, questo è uno studio, quindi come studio ha degli obiettivi, poi i risultati di questo studio serviranno, non serviranno poi dopo altri studi, serviranno per tutti i pazienti. Quindi non è il discorso di dire ma io posso entrare o non posso entrare, perché io poi dopo mi risolvo o non mi risolvo il discorso. Lo studio serve come finalità per dire la CCSVI esiste, la CCSVI è più presente nella sclerosi multipla. Ripeto, sono dati obiettivi, scientifici, inoppugnabili. È come dire, facevo l'esempio prima, è come dire che la Terra è piatta oppure come al centro del sistema c'è la Terra e non c'è il Sole, ecco. Lo studio serve per dire, ma la CCSVI è correlata con la sclerosi multipla o non è correlata? Non ci sia un dubbio, ma... No, è questo il discorso, questa è la precisazione che vorrei fare. No, no, io ho parlato di presenza della CCSVI nella sclerosi multipla. Ma la CCSVI è uno dei fattori che provoca la sclerosi multipla, è una concausa, è uno dei fattori che è, e questo serve lo studio. Una cosa è dire che la CCSVI esiste, una cosa è dire è più frequente, è più presente nei pazienti con sclerosi multipla, l'altra cosa serve per dire c'è o non c'è una correlazione. Per cui vale la pena andare a dilatare la vena oppure trovare altri sistemi per aumentare il flusso, eccetera. Non so se sono stato chiaro. No, probabilmente l'equivoco nasce dall'uso forse improprio che noi da sempre facciamo quando diciamo la CCSVI è sicuramente correlata alla sclerosi multipla. Per correlazione, credo di aver capito che mentre noi intendiamo i malati di sclerosi multipla hanno nella stragrande maggioranza dei casi anche la CCSVI, altra cosa è dire che, infatti la Brain Dreams è per vedere l'efficacia, no? Del trattamento, cioè vedere se intervenendo sulla CCSVI ci sono benefici. Questo noi in realtà già sappiamo che ciò accade, ma ci vuole la famosa sperimentazione in doppio cieco, eccetera, in maniera che ne stanno avvenendo molte nel mondo, se voi vedete la cartina c'è l'elenco. Per dimostrarlo, come posso, stradefinitivamente, ditemi se mi esprimo nel modo corretto. Quindi non è la correlazione, quindi noi lo usiamo, no? Questo era un equivoco che forse bisognava chiarire. Sì, io volevo due parole, che è anche un punto fondamentale. Una strada è il percorso scientifico, che il Brain Dreams, che è non fondamentale, è importantissimo, che serve a validare una metodica, che serve a validare un'efficacia e che serve anche a delineare, che serve anche a delineare in quale pazienti conviene farlo e in quale pazienti non conviene farlo. Ma gli altri 62.128 pazienti cosa fanno in questi 4 anni? Questa, credo che era questa la domanda che mi ha fatto. No? E questo è il grande problema, questo è il grande problema, perché sono due strade che dobbiamo aspettare 4 anni per trattare gli altri 60.000 pazienti, oppure possono esserci anche altri studi osservazionali o altre realtà dove è possibile fare uno studio diverso o trattare pazienti diversi, perché poi alla fine il Brain Dreams, pur nella sua complessità, ha degli edge, dei punti chiave da chiarire, ma è fondamentale che si faccia, perché questo è l'unico mezzo che noi abbiamo per dire questa cosa c'è, questa cosa funziona e funziona bene in questi pazienti e queste sono le disabilità, ma gli altri nel frattempo cosa fanno? E quindi anche l'associazione sta lavorando per il riconoscimento di questa patologia vascolare,
e per la possibilità che gli altri pazienti o parte di questi pazienti possano partecipare anche ad altri studi che abbiano anche altri obiettivi, che vadano a cercare anche altre cose in altre sedi o in altri centri che non partecipano a questo studio o anche in questi studi. Quindi, diciamo, l'obiettivo in questo momento è, partendo dal presupposto che non si può più fare a meno di misconoscere questa patologia vascolare, supportare al massimo il Brave Dreams, perché il professor Zammone ci lavora da 5 anni, noi stiamo spingendo come pazzi da 2-3 anni e credo che ormai veramente siamo arrivati, ma dare la possibilità anche agli altri, sempre in centri selezionati, con studi molto controllati, di poter avere la possibilità di essere trattati. Era questa. Sì, aggiungo che noi come associazione, appunto, giustamente, ci stiamo molto muovendo con il Ministero della Salute, abbiamo incontrato il Ministro, abbiamo portato i lavori esistenti e la nostra richiesta, diciamo, molto documentata sull'opportunità del riconoscimento della CCSY come patologia a sé stante, in maniera che chi ha questa malattia possa essere, come diceva giustamente il professor Delù, operato laddove opportuno in centri e in studi controllati. Questa è la strada. Una domanda, per cortesia. Il professor Delù parlava del critico e la componente neurologica. Quello che mi interessava capire è se questi sono determinati, per esempio, da accertamenti che vengono fatti dai neurologi con pratiche diverse rispetto a quelle previste dal protocollo, per cui non rilevano la patologia, oppure se ci sono altri elementi che poi vanno a confliggere con quella che è la condizione. No, parlavo in generale che da quando è venuta su questa nuova patologia vascolare, diciamo che si è creato un po' di frizione con la componente neurologica, però in Brain Dreams si è cercato di valutare il beneficio attraverso delle macchine, quindi di non dare che sia una valutazione il più possibile oggettiva, che sia una macchina a quantificare il miglioramento di una disabilità e non il parere di un medico che ti guarda negli occhi e dice: oh, per me sei meglio, per me sei peggio. Quindi da questo punto di vista, su questo c'è una uniformità, perché sono stati neurologi insieme ai fisioterapisti che hanno detto: per valutare l'equilibrio ci vuole questa macchina funziona in questa maniera, questa macchina, al di là di quelle che sono le nostre idee personali sul problema, ci dirà se il paziente ha un equilibrio migliorato o no. Quindi da questo punto di vista le tensioni della componente neurologica possono essere semplicemente facilmente superate se noi parliamo di una patologia vascolare. Oggi, ripeto, non abbiamo dei dati talmente forti da dire che il trattamento di questa patologia vascolare tratta la sclerosi multipla o ne ferma la progressione. Cominciano ad uscire ora i lavori, dicevo ora con il professor Zammoni, che sembra rallentare la malattia, ma è ancora presto per dirlo. Però questo non significa che non dobbiamo trattare questi pazienti e dargli una migliore qualità della vita. Non so se riesco io a fare passare questo messaggio. Bene, direi che abbiamo concluso. Io vi ringrazio moltissimo.